Para promover un debate creativo sobre la relación entre la espiritualidad, el cine y el arte sacro, el prefecto de la Secretaría de Comunicación del Vaticano, Darío Eduardo Vigano, llegará a México el lunes 12 de febrero, invitado por la Universidad de Monterrey, el clérigo, elegido por el Papa Francisco para conducir la reforma de los medios en la Santa Sede, dictará tres conferencias en el marco del 20 aniversario de la Cátedra de Arte Sacro de esta Casa de Estudios. È un viaggio che appunto viene da un invito dell'università, è un viaggio che ho accettato anche perché mi permette di tornare un po' sui libri e sulle passioni, cioè l'audiovisivo e il cinema. Io farò tre interventi. Il primo intervento è proprio sul cinema in rapporto particolare con la Sacra Scrittura, quelle che sono le rifigurazioni del cinema cristologico. Pensiamo ad esempio ai riferimenti pittorici di Zeffirelli da un lato, di Pasolini dall'altro, no? Il secondo è un intervento, una relazione che fa riferimento invece al cinema come capace di essere un racconto artistico che rivela o apre dei percorsi verso il sacro. Il terzo intervento è proprio sul cinema, sul film d'arte. Penso ad esempio, spero di portare un segmento, una pillola di un film che sta uscendo proprio prossimamente, Caravaggio, l'anima e il sangue, che è esattamente questo racconto dove l'arte è protagonista. El prefecto vaticano reconoció la importancia que han adquirido los directores en los últimos años y reconoció que México actualmente vive una efervescencia de cine alternativo. Poi ricordo c'è appunto un'esperienza a filmare L'Invisibile che nacque a Guadalajara e credo che l'idea di mettere insieme dei registi affermati a giovani filmmaker, mettere in condivisione culture diverse, possibilità anche di esprimersi e far vedere i propri lavori in contesti internazionali, questa sia una strada maestra proprio per apprendere, condividere e crescere. Il prefetto Vaticano solo estará in Monterrey e expondrá los días 13, 14 y 15 de febrero. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.